2 dicembre 2019. Dei puntini luminosi appaiono nel cielo. Loro sono arrivati fra noi. L'ho vissuto fin dall'inizio. Io mi ricordo, la cosa è iniziata quando avevo 7-8 anni. Cominciarono ad arrivare veramente in massa. Non per annientarci, conquistarci, rubarci il lavoro, alienizzarci, ma per passare le loro vacanze sulla Terra. Ok ragazzi, siamo pronti per la Direct. Oggi parleremo di un po' di cose. Mio padre cercava un posto dove trasferirsi, diciamo, cercava un pianeta che lo accogliesse, in cui potessero capire il tipo di attività artistica che lui faceva. Come ci siamo conosciuti, ragazzi, come si conoscono ormai i ragazzi della nostra età, ovvero su Tinder. Una sera a una festa, a casa di amici, si sono conosciuti, hanno iniziato a parlare. Ho detto: mamma, guarda, ti devo presentare un altro. È una persona veramente fantastica, è spaziale, mi fa stare benissimo. E niente, mia mamma è rimasta subito colpita da lui, non aveva mai conosciuto una persona, se persona si può chiamare. 42 anni dopo, il nostro pianeta è diventato anche casa loro, raccogliendo popoli da ogni angolo dell'universo. Si vestono soltanto un po' strani, nel senso che le donne si coprono il capo, gli uomini portano degli abiti un po' lunghi. Ma gli umani cosa ne pensano? Se all'inizio, diciamo, sembrava che ci fosse una certa tolleranza da parte delle persone, man mano che questi alieni continuavano ad arrivare, la cosa è andata sempre a diminuire. Io mi sento in dovere di lanciare un hashtag. Questo hashtag è Make the Earth Alien Free Again. E a un certo punto la diversità si è fatta troppo grande. L'umanità li ha davvero accolti? È chiaro, insomma, che la presenza di questi esseri in giro per le nostre città può essere un problema. Sì, io ho avuto a che fare con l'alieno. Cosa sei? Con alieno? Adesso cosa sei che faccio da mangiare? I neri li avevo provati, i cinesi li avevo provati. Mi sono detta, perché no? Sono chiassosi, sembrano sempre arrabbiati, sembrano sempre che debbano scatarrare, insomma è peggio che ascoltare un dialogo di una soap opera tedesca in lingua originale. Tu hai presente quando quelli di Alpha Centauri camminano per strada? Loro hanno quell'antennina dietro la testa che nel periodo del calore secerne quel liquido verdastro, puzzolente. E forse per questo sono stati, perché leggermente diversi da noi, sono stati rinchiusi da 795 chilometri di muro. Questo fatto che ruminino, che sputino, non lo so, che mangino senza posate, cioè queste robe un po' inquietanti, manco fossimo in Gibuti, insomma, dico... Vedo le coppie miste, le terrestri, con quei calamari che sembrano Cthulhu, e i loro figli. Hai mai visto i loro figli? Se in questo momento mi stai ascoltando, papà, al di là di come è andata la storia della nostra famiglia, io ti voglio comunque bene. E niente ragazzi, fatemi sapere nei commenti sotto, lasciatemi sempre un like se volete e proseguiamo con il resto. Forse mi chiedo, ma ho fatto veramente bene a combattere per un'integrazione che poi, amico mio, ci è sfuggita di mano? Ti voglio bene. E anche se sei lontano, ti porto sempre nel cuore. L'accoglienza unisce i popoli anche a migliaia di anni luce. È una campagna per la salvaguardia dell'alieno. Non fare come loro. Io ogni tanto guardo le stelle e ancora penso a quella notte con lui, perché when you try an alieno, you never come back. Grazie.